Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Rogue Galaxy perché oggi inizieremo a parlare di quelle che sono le sette spade delle stelle. Partiamo subito col dire che una la possediamo già dall'inizio del gioco, ovvero la lama del deserto. La lama del deserto è una delle sette spade delle stelle e ci viene consegnata ovviamente da Desert Claw, quindi da nostro padre, ovviamente, per chi ormai conosce giustamente la storia. E quindi la riceviamo per la prima volta da lui. Successivamente può essere potenziata, infatti io adesso l'ho portata al suo livello massimo, dove il suo nome viene cambiato addirittura in Arondite, e infatti c'è scritto una delle leggendarie spade delle sette stelle. Solo il prescelto può sprigionarne il potere. Infatti se andiamo a guardare le info, io già l'ho potenziata, l'ho maxata, e quelle sono le sue statistiche che possono essere ovviamente aumentate raggiungendo poi successivamente il grado di maestro. La seconda spada delle stelle è l'Ixion, una delle leggendarie spade delle sette stelle. La sua lama racchiude i peccati della galassia. Questa è una spada che si può ottenere tramite il crafting. Per chi ha visto ovviamente il mio video dove parlo, dove faccio la guida appunto per l'officina, quindi per il crafting, avrà sicuramente scoperto come craftarla e sicuramente l'avrà craftata, perché io appunto ho fatto vedere anche la ricetta completa e come unire i materiali per ottenerla. Anche essa può essere potenziata, quindi può essere maxata tramite altre armi che ovviamente si fondono insieme con Krakra, ma questo è un altro discorso. E quindi anche lei può diventare sempre più forte. Parliamo adesso invece della terza spada leggendaria. La terza spada leggendaria, ovviamente, a differenza delle altre, a differenza di questa, in realtà non può essere craftata. Infatti, questa Lixion è l'unica spada in realtà che può essere craftata. Infatti tutte le altre spade o si trovano oppure si conquistano, se così si può dire tra virgolette, tramite obiettivi speciali, ed è appunto a questo che dobbiamo fare anche in questo video. Per quanto riguarda la terza spada, che si chiama Cosmolor, bisogna approfondire una ricerca dove bisogna parlare con delle persone, che io ovviamente adesso vi farò vedere, in modo tale da poter aggiungere queste informazioni e poi ottenere la spada. Per cui inizio subito il viaggio andando verso la prima persona con la quale dobbiamo parlare e noi ci rivediamo tra poco. Eccoci qua, lui è il primo tizio con il quale dobbiamo parlare. Ci troviamo praticamente nelle rovine del Re Leone, del King Leo, che fondamentalmente si chiama Re Leone, e come potete vedere dobbiamo teletrasportarci nel punto finale e poi successivamente andare sempre a destra. Una volta che abbiamo fatto questo, parliamo con lui. Siamo i membri della squadra speciale Spade delle Sette Stelle, le 5S. Ispezioniamo le rovine per studiare le spade segrete. Ecco, apparentemente una delle spade delle sette stelle si trova su una nave appartenente a uno scellerato pirata dello spazio. Naturalmente preferirei farmi un giro nelle paludi che rischiare la pelle in quel modo solo per la ricerca. Ora, ovviamente io già con lui ci avevo parlato, quindi l'informazione non è stata aggiunta al mio tricorder. Quindi, dirigiamoci verso la seconda persona, perché in totale sono tre le persone con la quale dobbiamo parlare, quindi ci vediamo tra poco. Eccoci qui, siamo sulla torre Gladius, come potete vedere, nella torre 1 al terzo piano, vicino al teleport, abbiamo un'altra persona con cui dover parlare. Siamo i membri della squadra speciale, ok. Stiamo seguendo le orme di Crescent Arc, uno dei migliori ingegneri spaziali della galassia, massimo potere in questo campo. Anche lui era solito esplorare rovine, secondo le registrazioni che ha lasciato aveva un compagno di avventure. Il suo nome era molto strano, tipo Dorgen qualcosa. E come potete vedere, anche qui noi già avevamo ottenuto l'informazione.
Dirigiamoci verso la terza persona che finalmente ci permetterà di risolvere il mistero di questa spada. Eccoci qui, siamo nelle rovine del Re Cancer, sul pianeta di Vedan. La mappa vi faccio vedere, basta che vi teletrasportiate nel covo degli orfani, facciate tutta la strada e appunto arriviate in quest'angolo a nord-est. Parlate con Nico. Secondo i nostri dati, una delle spade delle sette stelle apparteneva a un uomo chiamato Christian Dark. Non siamo ancora riusciti a rintracciarlo, per cui adesso la nostra sfida è quella di scandagliare tutte le zone sospette. Ok, una volta fatto questo, dobbiamo ritornare, se non ricordo male, dobbiamo ritornare nella Dorgenark. Allora, ritorniamo innanzitutto indietro, ma ora farò un bel taglio, è solo perché voglio spiegarvi appunto il perché. Dobbiamo parlare appunto con un nostro membro dell'equipaggio, che a quanto pare può sapere effettivamente di che cosa stiamo parlando. Una volta che poi avremo parlato anche con quel membro dell'equipaggio, dobbiamo tornare ad esaminare una piccola stele che si trova all'interno della nave di Dorgengoa, e dopodiché apparirà la spada come per magia. Sembra quasi assurdo dirlo, ma è così. Quindi ci vediamo sulla Dorgenark. Eccoci di nuovo sulla Dorgenark, parliamo con lui, con Carraco, e sentite cosa ha da dirci. Questa nave viaggia nello spazio da tanto tempo ormai. Dicono che il capitano e un tale chiamato Christian Ark costruirono la Dorgenark circa 10 anni fa. Non ero sulla nave, ma ciò che è accaduto è scritto sul monumento nel passaggio per la stanza del capitano. Ecco, questo ancora non l'avevo fatto appositamente. Per cui, andiamo a vedere dov'è questo monumento per quanto riguarda la fondazione, no? Della Dorgenark. Ed è esattamente lì che riceveremo la nostra spada. Allora, dovrebbe essere da questo lato forse? No, qua mi sa che era il ponte per andare... Ah sì, questo è il ponte per andare fuori. No, non era di qua. Dov'era? Oddio, non mi sto ricordando dove si trovava. Ah, ma non era di qua. Certo. Scusatemi. Mi sono confuso. Perché mi sa che era sopra, però... Era di qua. Allora, questa è la stanza, ovviamente, di Dorgengoa, come potete vedere. E noi dobbiamo invece andare... Dov'era? C'era... Eccola. Perché non me la fa leggere? Dovrebbe farmela leggere questa stele. Forse... Oddio. Andiamo dall'altro lato. Anche se... Forse... Ah, ecco, era questa. Se guardate attentamente c'è qualcosa sul retro del monumento. Qui riposano la spada delle sette stelle Cosmolor e l'anima di Crimson Dark. Aggiunto informazione al tricorder. Hai ottenuto Cosmolor. E questa è un'altra delle armi delle sette stelle. Ve la faccio vedere subito, anche se poi dopo le vedremo tutte con calma. Non c'è assolutamente problema. Eccola qua. Una delle leggendarie spade delle sette stelle. La sua lama racchiude i sogni della galassia. Poi vi farò vedere anche come stanno equipaggiate, ma piano piano, una alla volta. Adesso andiamo a prenderci la quarta spada. Eccoci qui di nuovo sul pianeta di Rosa. Ovviamente una cosa che mi ero dimenticato di dirvi era il fatto che tutte queste spade non possono essere prese così a caso. Bisogna superare tot capitoli, o per meglio dire, bisogna superare diversi capitoli. Ecco perché io le sto raccogliendo tutte adesso che siamo vicino allo scontro con Madre, perché poi successivamente avrò la possibilità di potenziarle e quindi di potermele godere di più. Quindi, quarta spada, andiamo a parlare con Ulbor all'interno, cioè vicino alla chiesa. Avete capito? Uno scrigno del tesoro è apparso in una delle nicchie all'interno della chiesa.
sembra essere chiusa a chiave. Pensate appartenesse a Raul? Quindi, informazione aggiunta al tricorder. Una volta parlato con questo vecchietto, vedete, già è apparso, c'è un bel baulozzo che ci aspetta, con diciamo che si può aprire solo tramite la chiave d'argento, ovvero la chiave delle stelle, per ricevere Orgoglio dei Re. Orgoglio dei Re, che è un'altra delle spade dei sette, diciamo, delle sette stelle. Quindi ordiniamo nuovamente l'equipaggiamento. Eccolo qui, Orgoglio dei Re, una delle leggendarie spade delle sette stelle. La sua lama luminosa è di pregevole fattura. Questa è abbastanza semplice da prendere, perché comunque alcune sono veramente veramente semplici da prendere, mentre altre invece bisognerà lottare un po', come ad esempio con una spada dove necessito della licenza di platino, che non ho ancora e che dovrò avere in un qualche modo. Quindi per il momento concentriamoci sulle altre spade. Eccoci qui, siamo praticamente all'interno del labirinto, sempre su Rosa, labirinto che abbiamo risvegliato con i nostri poteri, e dobbiamo parlare con questa tizia per ben due volte. Siete dei cacciatori? Il mio nome è Krael Bell, sono anch'io una cacciatrice, sono venuta qui in cerca delle ricchezze del labirinto. Purtroppo sono stata separata dal mio compagno Blaster Jay. Credo che sia ancora nel labirinto, ma non so proprio dove. Aggiunta informazione al tricorder. Ora, ovviamente, povero Blaster Jay, spero che non sia morto per cercare di tenersi il tesoro. Dovete parlarci due volte. Io già la prima volta ci avevo parlato. Questa invece è la mia seconda volta, quindi si è aggiunta appunto l'informazione al tricorder. E adesso non dobbiamo fare altro che addentrarci nel labirinto per cercare il suo compagno Blaster Jay. A tra poco. Ok ragazzi, sono stato molto molto fortunato perché l'ho trovato praticamente subito. Allora, lui ha una peculiarità, ovvero il fatto che non si trova sempre sullo stesso punto. Io sono andato un po' a caso, mi sono teletrasportato ovviamente nei vari centri per, vedete, man mano che noi comunque proseguiamo nel labirinto, io ho tentato nelle varie zone e fortunatamente io l'ho trovato vicino al Dedalo del Caos. Ora, non è detto che si trovi esattamente dove sono io, però provateci, non si sa mai. Volete qualcosa da me? Mi chiamo Blaster Jay. Wow, capisco, quindi mi siete venuti a cercarmi. Mi dispiace di avervi causato tanti problemi. Voglio ringraziarvi in qualche modo. Ci sono, perché non accettate questo dono? Spero possa esservi utile. Aggiunta informazione al tricorder. Hai ottenuto Pegaso 1. Pegaso 1 è ovviamente un'altra arma delle sette stelle, quindi modifichiamo l'equipaggiamento. Eccola qui, una delle leggendarie spade delle sette stelle, racchiude il potere dello spazio e del tempo. Quindi ci siamo quasi, stiamo procedendo molto molto bene. Andiamo a caccia della prossima spada. Allora, per la prossima spada in realtà possiamo tranquillamente craftarcela praticamente da soli. Dobbiamo innanzitutto venire qui, ovvero vicino alla bottega, siamo su, vi faccio vedere, siamo a Zerard, area ovest, teleport vicino alla bottega e poi scendere qui sotto e comprare da Alice una spada in particolare, ovvero la spaccametallo, che è questa qui. Una volta fatto questo, cioè una volta comprata questa spada, dirigiamoci verso la prossima meta. Successivamente andiamo sul pianeta di Giuraica, esattamente nel villaggio, e andiamo a comprare dall'unica bottega disponibile la Esorcista, che è un'altra spada che appunto dobbiamo prendere necessariamente in questo negozio. Andiamo verso la prossima destinazione. Successivamente Armeria di Vedan per comprare la Joyous o la Gioiosa, cioè dipende come la volete tradurre. E ora ultima destinazione, ovvero sul pianeta Rosa, ovvero sul Mariglen, per comprare l'ultima arma. Infine, da Narcissus su Mariglen dobbiamo comprare l'indemoniata, ovvero questa spada. Una volta ottenute tutte e quattro le spade, ovviamente dobbiamo maxarle e poi unirle tra di loro nell'ordine preciso. Se non fate l'ordine preciso, dovrete rifare tutto da capo. Quindi, andiamoci a maxare queste armi e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, finalmente ci siamo. Quindi, uniamo
le prime due spade per ottenere quella intermedia. Quindi, se vi ricordate bene, abbiamo comprato la spacca metallo, l'esorcista, la Joyce, che non so effettivamente come nominarla, e l'indemoniata. Per prima cosa uniamo la spacca metallo con l'esorcista per ottenere la spada demoniaca. Successivamente uniamo la Joyce, chiamiamola così, e l'indemoniata per ottenere la purificatrice. Una volta che abbiamo ottenuto queste due spade, dobbiamo maxarle e unirle insieme. Una volta che le abbiamo maxate e unite insieme, otterremo l'ultima, anzi la mia penultima spada dei sette astri, o delle sette stelle, anzi. Quindi maxiamo anche queste e ci vediamo dopo. Ci siamo. Mamma mia, è stato un parto. Vi posso assicurare che è stato un parto. Però finalmente possiamo craftare la penultima, perché per il momento è la penultima spada dei sette astri, ovvero unendo spada demoniaca e purificatrice. Potrete notare che adesso la nostra rana avrà ben due punti esclamativi. Ah no, ne ha fatta una sola. Ah, pensavo invece due, mi ricordavo che avesse due punti esclamativi. Comunque, una delle leggendarie spade delle sette stelle. La sua lama oscura assorbe la luce. Per cui, adesso, mostra prima l'equipaggiamento, vi posso far vedere finalmente in ordine le nostre spade. Allora, Corno del Re, che è la versione maxata della spada di Re Libra, quindi livello 40 maxata. Arondite, la lama del deserto maxata, che raggiunge appunto il suo stadio finale. Poi Orgoglio dei Re, ancora livello base. Duke Nightmare, sempre livello base. Cosmolor, sempre livello base. Ixion, spada sempre livello base. Pegaso, spada livello base. E poi infine la Zeo Cycross numero 3, che è praticamente l'evoluzione finale della Zeo Cycross, infatti livello 50, che è l'arma appunto che ci servirà per concludere il gioco. Cosa faremo adesso? Adesso, nella prossima puntata, andrò a finire la prima parte del gioco, perché sconfiggere Madre vedremo che in realtà sbloccherà delle cose nuove. E quindi non voglio fare spoiler, non voglio rovinare il gusto, non voglio rovinare nulla. E ci vediamo ovviamente nella prossima puntata.